Che? È troppo! Buonasera a tutti, grazie della visualizzazione. Sto realizzando questo video perché in tanti, tantissimi mi state chiedendo in continuazione, tra l'altro, che cosa farò dopo i Disney. Allora, tanto per cominciare con i Disney, in realtà non abbiamo ancora finito perché mancano le classifiche. Nella fattispecie, adesso vi vado a dire quali saranno le top che realizzerò. Miglior personaggio dei miglior personaggi. È una top 10. E sapete che alla fine di ogni classico Disney ho dato il premio miglior personaggio. Stabilirò una classifica dei 10 migliori personaggi presi per ciascun film, ok? Poi farò la top dei migliori protagonisti, la top dei migliori antagonisti, la top, sempre top 10, per il peggior personaggio. Ovviamente si parla solo dei personaggi maggiori, non prendo chi entra e esce delle comparsate, ok? La top 10 per il miglior film da un punto di vista morale, ovvero se la morale, che ovviamente non posso mettere sullo stesso livello diverse morali, non avrebbe senso. Quindi valuterò se il film è realizzato da essere incisivo per quella che è la morale che vuol far arrivare, ok? Questo sarà il parametro. Poi la top 10 miglior film da un punto di vista squisitamente dell'intrattenimento, ok? Quindi semplicemente se diverte, se ti fa passare quell'oretta e mezzo in modo gradevole, ok? Perché potrebbe essere anche triste, per intenderci. Ci sono anche classici Disney che puntano un pochino più sul macabro, magari, per certi punti di vista. La top 10 peggior film, e lì non ci si può sbagliare, è 99 su 100 dal punto di vista morale, ok? Perché se il film è realizzato male non ti lascia niente, se è solo quello. Se proprio invece passa un messaggio brutto, allora addio. La top delle principesse Disney. E per concludere, è opzionale, non so ancora se la farò, una top 10 delle canzoni, delle musiche. La devo valutare perché, come sapete, sarebbe soltanto un mio gusto personale che rimane un po' campato in aria, perché non ho i mezzi per andare a giudicare in modo veramente incisivo una musica, ok? Particolarità. Per quel che riguarda la top delle principesse Disney, c'è un outsider che è Merida di The Brave. E quindi, per questioni logiche, mi ritroverò a dover, non è un peccato, ok? Non è che mi dispiace, però mi ritroverò a dover recensire Ribelle The Brave, recensire, ok? Quindi il prossimo video che farò sicuramente sarà un video con la stessa impostazione dei classici Disney dedicato a The Brave. Ora, fatto questo preambolo, vi spiego quando avrò finito con le classifiche cosa farò. Verranno realizzati dei sondaggi all'interno della nostra pagina Facebook. In questi sondaggi vi metterò un 6-7 film papabili, voi voterete tramite un sistema di voto che è ancora da stabilirsi. Probabilmente sarà tramite i mi piace, perché ora si possono mettere diverse emoticon al posto del semplice pollicino, quindi forse utilizzeremo quel sistema lì. Non farò solo Pixar, non farò solo DreamWorks, non farò solo quello che capiterà, saranno tutti film sfusi che saranno messi all'interno di un'unica rubrica all'interno del canale, che sarà denominata una cosa del tipo scelti da voi, ok? Poi, soltanto successivamente, quando ci sarà per esempio un buon numero di Pixar, allora trasferiremo parte di quei video per esempio nella rubrica Pixar, ma si parla di anni avanti, ok? Quindi questo è quello che per ora ho in mente di fare post Disney, ma adesso ci godiamo le classifiche. Grazie a tutti per l'attenzione e ci vediamo con il prossimo video. Ciao ragazzi!